Abbiamo in qualche modo nutrito il corpo, dato delle indicazioni su come alimentarsi bene l'estate, l'importanza anche di fare attività fisica, lo abbiamo detto nella prima parte del nostro appuntamento. Adesso è arrivato il momento di nutrire l'anima, di nutrire la mente. Lo facciamo presentandovi questo libro perché l'estate si presta bene alla lettura di libri quando si va in vacanza, si ha un po' più di tempo libero. Allora vi consigliamo questo, firmato da Marco Pappalardo, insegnante e scrittore, si intitola Virginia e il professore, Lettere oltre il banco e la cattedra, LDC Edizioni. Ne parliamo proprio con uno dei due autori. Buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno a te e a tutti voi, grazie. Allora, Lettere oltre il banco e la cattedra, Virginia e il professore. La cosa interessante è capire come è nato questo libro, perché c'è davvero una bella storia dietro. Sì, è una storia che nasce 5 anni fa, quando Virginia Di Vincenzo, l'altra autrice, che adesso è una diciottenne, scrive su un sito no, di pastorale giovanile, un altro sito di questioni educative, una lettera, ma mi accorgo che nessuno risponde dopo diversi mesi. E poiché io sono abituato a rispondere sempre ai miei alunni, cioè in cui insegno, alle scuole in cui insegno, mi sembrava brutto che nessuno rispondesse a una ragazza. Così ho scritto io una lettera, alla redazione in risposta a quello che Virginia aveva scritto. E da lì poi è nata, grazie anche al redattore Don Giancarlo De Nicolò, un epistolario, una specie di rubrica che passava sempre dalle sue mani, nel senso che io e Virginia non ci siamo mai conosciuti di persona, ci siamo sempre scritti tramite la posta, diciamo, del sito no, di Pastorale Giovanile, in cui lei faceva le sue riflessioni, poneva le questioni per tutto un intero anno scolastico, e tra l'altro poi insomma è stato anche quello del Covid, della parte iniziale. E finito l'anno poi ci siamo salutati. Dopo 4 anni ci siamo chiesti, sempre a distanza e mai incontrandoci di persona, se non fosse il caso, visto che lei era giunta ormai alla maturità che ha completato quest'anno, che la ricchezza della condivisione che abbiamo avuto insieme, di questo scambio tra un adolescente e un adulto, non potesse restare. E continuare a diventare un libro dove insomma, è tutto più stabile, fisso, può diventare un patrimonio per tutti. E così ci siamo riscritti da capo, cercando di ricapitolare, un po' come succede a volte nei film, quando c'è scritto 5 anni dopo, 4 anni dopo, un po' così, il libro lo riporta, completando in qualche modo il percorso. Eh beh, un percorso interessante, un percorso che in qualche modo costellato da tante cose che vi siete detti. Ma vorrei porti un'altra domanda, Marco. Che cosa hanno da dirsi due mondi, quello degli insegnanti e quello degli alunni, potremmo dire tanto vicini, perché comunque trascorrono gran parte della loro giornata insieme, però distanti al tempo stesso, ma anche per generazioni, potremmo dire. Ah sì, mi è simpatico pensare che in questo periodo estivo, se ci dovessimo incontrare in spiaggia o in montagna, non ci riconosceremmo gli uni agli altri, sia perché siamo abituati a vederci come in altre vesti, soprattutto a mare, poi perché magari uno prende un po' le distanze, ma scherzo, nel senso che in questo periodo capita anche con gli alunni di prendere una granita insieme, di ritrovarsi, ecco, è bello attraverso anche gli strumenti della tecnologia potersi confrontare. E passare momenti diversi, no? Un Certo. cinema all'aperto, davvero qualcosa di questo tipo. Dall'altro lato, certo, sono due mondi e dobbiamo renderci conto che noi adulti, insegnanti, educatori a maggior ragione, genitori, lo abbiamo vissuto già e loro naturalmente lo stanno vivendo in prima persona con tutte le fatiche di scoprire qualcosa. Dunque, noi dobbiamo avere la pazienza di stare diciamo, dietro di loro senza superarli e senza opprimerli. Loro, dall'altro lato, devono avere anche la fiducia di dire che così come tanti altri ce l'hanno fatta, ce la possono fare pure loro e soprattutto non sono da soli in questo cammino. E poi il piacere della scoperta, della novità, a volte anche della fatica. In ogni lettera avete affrontato un argomento, un tema del mondo adolescenziale e giovanile, poi dando proprio vita a delle riflessioni che riguardano tutti. Sì, io ho lasciato fare tutto a Virginia, nel senso che non volevo in nessun modo condizionarla. Dunque è stata lei a scegliere le tematiche, a scrivere e io mi sono adattato sempre a quelle che erano le sue esigenze, rispondendo volta per volta, non dando diciamo, consigli o risposte complete, ma ponendo degli interrogativi, mettendo la mia
esperienza a disposizione, confrontandola con il mondo anche della letteratura, della cultura, cui era comunque tanto interessata, provando quindi a trovare delle piste comuni, un percorso comune attraverso tutte le tematiche che ci sono, da quelle più semplici, ordinarie, quotidiane, a come vivere giornalmente con la scuola, con gli amici, in famiglia, e quelle più complesse, che sono per esempio quelle dell'accettazione del corpo, dell'affettività, della sessualità, il tema della fede. Però con libertà e serenità, senza voler imporre nulla, ci siamo, seppur a distanza, ascoltati e ripeto, abbiamo trovato delle piste comuni. In alcuni casi non siamo stati d'accordo, ma è bello che sia così. È bello, assolutamente, il confronto fa crescere e fa maturare. Leggendo Virginia il professore, immagino che ciascuno dei lettori, chiunque, educatori, giovani, studenti, professori, insegnanti, chiunque può davvero rivedere se stesso, può immedesimarsi. Quindi potremmo dire, Marco, che questo è un libro dedicato a tutti, indistintamente. Certo, è per tutti, è un libro vero, perché vedo, le lettere sono reali e perché inizialmente non doveva essere un libro, quindi c'è la spontaneità comunque di questa dimensione, di questo aspetto, solo le ultime parti sono pensate per un libro, ma comunque sempre nella libertà e nell'autonomia, dovuta anche a questa distanza che c'è fisica tra di noi, di una scienza di distanza che ci permette anche di osare. E di andare oltre. Quindi chiunque abbia voglia di scommettersi sul piano dell'educazione e di non accantonare diciamo, l'impegno per l'altro, per gli altri, soprattutto per questi ragazzi che sono e non solo il futuro della nostra società, ma come dice Papa Francesco, sono il presente, può accostarsi e trovare non soluzioni, ma quegli interrogativi necessari, perché ogni situazione è una situazione diversa, ogni storia è una storia diversa. Dall'altro lato, gli adolescenti, ma anche preadolescenti, perché se penso ai percorsi di orientamento che si fanno, per esempio, dalla scuola secondaria di primo grado, a quella di secondo grado, ai gruppi giovanili degli oratori o delle parrocchie delle associazioni che si mettono in un cammino vocazionale nel senso più ampio, possono trovare quelle piccole luci che sono tracciate non da un adulto, ma sono tracciate da una loro coetanea, con tutte le fatiche che può fare una loro coetanea per comprendere e comprendersi. Allora, in conclusione, tu, il libro appunto è un insieme delle lettere, delle mail che vi siete scambiati con Virginia, c'è pure, come dire, un passaggio in cui si parla, cioè, 4 anni dopo, che cosa, quasi a fine chiusura del cammino scolastico di Virginia, e lei stessa ti ha chiesto di regalarle qualcosa da custodire per il futuro. Come hai risposto a Sì, questa la richiesta? cosa bella è che la forma della lettera mail è una forma antica, ma sempre nuova e modernizzata. Ecco. E lei scrive una delle lettere finali è a lei stessa fra 10 anni, che è anche un progetto, una prospettiva che io spesso offro ai miei alunni, soprattutto l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, quando dico come vi vedete fra 5 o 10 anni, no? Perché noi siamo sempre molto proiettati al presente, ma vedersi in avanti non è male, anche perché si misurano in questo modo i propri sogni e si capisce un po' come trasformare in desideri e poi in progetti di vita, ma anche e soprattutto che cosa io, adulto, io, insomma in generale gli adulti possiamo fare per loro. Lei chiede a se stessa di crescendo, di non perdere di vista i sogni, quello che è anche quella sana follia che ci può essere a questa età che permetta anche di osare. Quello che viene chiesto a me, ma insomma a me, ad ogni adulto, è la disponibilità all'ascolto, anche quando c'è il non detto. Che è tanto, soprattutto negli adolescenti, è quello di lasciarli percorrere la strada nell'autonomia, però con lo sguardo sempre attento, pronti ad abbracciarli se necessario o a lanciarli in alto, come si fa con i bambini piccoli, no? Per farli spiccare il volo, certi che quando vanno verso il basso c'è qualcuno che possa accoglierli, ma soprattutto questa autonomia, no? Perché spesso si sentono magari soffocati da adulti o troppo presenti o poco presenti, e quindi c'è bisogno invece di qualcuno che li lasci correre.
E allora, un libro che potrebbe davvero essere un regalo per chi inizia le scuole superiori, per chi magari le ha concluse, quindi inizierà il percorso universitario, per chi ha deciso di prendersi, perché no, un anno sabbatico, ha deciso di fare, di girare l'Europa prima poi di decidere che cosa studiare. Un libro dedicato ai genitori, agli insegnanti, agli educatori. Un libro per tutti. LDC Edizioni, Virginia il professore, Lettere oltre il banco e la cattedra, di Virginia Di Vincenzo e Marco Pappalardo, che è stato nostro ospite questa mattina. Ti ringraziamo Marco, al prossimo libro allora. Certo, grazie, grazie a te e a tutti voi. Grazie, buona giornata e buona estate. Allora, noi ci fermiamo qualche istante, di nuovo lì nella regia, brevissima pausa e poi di nuovo insieme per parlare di musica con il nostro prossimo ospite.